siete mai chiesti che differenza c'è tra una carne bovina e una carne avicola? Oltre al colore e al sapore, anche il modo di tagliarla è diverso. Vediamo un po' quali sono le differenze. Ci accompagna col suo carrello della spesa Riccardo Murari. Mani ben disinfettate ci permettono di viaggiare in sicurezza per noi e per gli altri quando siamo in supermercato e dobbiamo toccare maniglie e confezioni. Vi siete mai chiesti perché la carne di pollo e la carne di tacchino, ovviamente normalmente le carni bianche, sono tagliate tutte quante andando parallelamente alla fibra muscolare, mentre nel bovino si fa esattamente il contrario, cioè la carne viene tagliata di traverso rispetto alla fibra muscolare? E sì che sono carne tutte e due, e sì che la struttura della fibra muscolare sostanzialmente è quasi identica tra il pollo e il bovino. La differenza è la quantità di connettivo che c'è in mezzo. Il connettivo del pollo è molto più antico, è molto meno evoluto e è molto sottile. È facile masticarlo, non ci sono delle porzioni connettive dure che poi mi rendono la carne particolarmente tigliosa o stopposa, dove devo sfruttare la sua acqua in modo da mantenerla tenera e succulenta. Nel caso del bovino invece la struttura connettivale che racchiude le fibre muscolari è più robusta, si arricchisce di grasso perché anche lì finisce il grasso di marezzatura, quello che dà il gusto delle bistecche, e tutta la parte della massa muscolare viene tagliata in modo che la fibra connettivale sia molto piccola, quindi è il coltello che mi va a tagliare la fibra connettivale, a differenza di quello che succede nel pollo, dove la fibra connettivale è pochissima e quindi posso tagliarle parallelamente alla fibra in modo da mantenerle lo stesso succulente e buone e facili da masticare. Quindi nel momento in cui state acquistando due muscoli, perché sostanzialmente sono due muscoli quasi identici, dovete anche pensare che qua siamo in presenza di carni bianche, quindi con una struttura connettivale di supporto molto sottile, qua siamo in presenza di carni rosse dove la struttura connettivale è sicuramente più importante e quindi richiede degli accorgimenti durante la cottura particolari, ma soprattutto degli accorgimenti nel momento in cui la portiamo a casa. Perché? Perché tutti questi prodotti vengono mantenuti a una temperatura attorno agli 0 gradi finché non arrivano negli espositori dei supermercati. Poi sta a noi mantenere la catena del freddo utilizzando soprattutto quelle che sono le borsine termiche, in modo da impedire che la carne perda temperatura e quindi possa andare incontro a dei fenomeni alterativi.